una maggiore ricchezza della flora che si impiega e i risultati in termini di una cosa particolare che è il controllo biologico, cioè gli effetti di contenimento di un insetto dannoso. Per cui, ecco, nel frattempo forse avrei potuto dirti che finivo di blaterare, carichiamo la tua presentazione, ma lo puoi fare direttamente. Argomenti tecnico-teorici che mi permetteranno di andare un po' più spedito sulla presentazione, affrontando una serie di temi che vi riprendo e vi tratto nuovamente con una serie di dati alla mano. Si tratta di un caso studio sulla manipolazione dell'habitat in un ambiente urbano e manipolando l'habitat, aggiungendo specie vegetali in questo piccolo campo sperimentale, abbiamo avuto degli effetti positivi sul controllo biologico di un'infestazione afibica e dico che il problema è reale in alcune aree urbane, soprattutto nelle aree urbane in cui le zone sono di ridotte dimensioni e sono frammentate e spesso sono inoltre poco connesse, consideriamo il fatto che alcune infrastrutture, palazzi e altro si interpongono tra queste aree e pertanto manca la connessione o è comunque scarsa. Cosa accade nelle aree urbane? Che c'è un basso livello di diversità vegetale, ovvero troviamo poche specie vegetali, sempre le stesse. Quando queste condizioni si verificano, si hanno delle conseguenze alquanto negative. Si ha generalmente una condizione di vantaggio per i fitopagi specializzati, che vuol dire per quegli insetti o più in generale artropodi, che danno il via a gravose infestazioni nel giro di poche settimane. E in questa condizione di bassa diversità vegetale, al contrario, gli insetti utili, quelli che ci contengono le infestazioni, sono sfavoriti. Pensiamo ad esempio a tutti gli insetti che contribuiscono al controllo biologico, ad esempio le coccinelle, sono insetti che si avvantaggiano in presenza di diverse specie vegetali, ad esempio per il fatto che si nutrono di polline di diverse specie vegetali. Quando questo avviene, si ha una scarsa presenza di specie entomofaghe che controllano l'infestazione fin da subito, prima ancora che questa possa diventare gravosa, e inoltre le specie sono poche, quindi pochi individui e poche specie. Quello che ne consegue è la comparsa di infestazioni, anche di portata abbastanza massiccia, e che si presentano con maggiore intensità rispetto ad altre zone in cui il livello di biodiversità è maggiore. Gli afidi sono insetti alquanto temuti, sono diffusi un po' in tutto il mondo, ma recano danno soprattutto nelle zone temperate come appunto la nostra, e hanno la capacità di formare delle colonie anche abbastanza folte nel giro di pochi giorni, settimane. Come si controllano le infestazioni afidiche? In diverso modo. Di sicuro un metodo che ha un metodo alquanto alternativo è il metodo di controllo biologico per conservazione e protezione delle specie, ovvero si creano quelle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla conservazione delle specie utili all'interno di un ecosistema. Cosa serve a un insetto utile a un predatore, a un parassitoide, gli afidi o più in generale gli insetti dannosi? Servono di sicuro delle specie vegetali su cui vivere. Andando più nel dettaglio, una specie vegetale fornisce all'insetto utile degli alimenti. Consideriamo ad esempio il polline, ma non solo, ci sono diversi insetti che si nutrono anche della linfa vegetale e che oltre a questo poi attuano una predazione sugli insetti dannosi. Gli insetti in zona urbana necessitano di sicuro siti per svernare o di deporre. Pensiamo al periodo invernale, alcuni insetti richiedono di piante, molto spesso anche piante arboree,
che possano ospitare le loro uova e far sì che si giunga poi alla primavera successiva, ma non solo, in una condizione ideale le diverse specie vegetali che dovrebbero popolare le nostre aree urbane dovrebbero fornire anche delle prede e degli ospiti alternativi per far sì che non tutto dipenda da un'unica specie vegetale, ma che in sinergia si possa mantenere alto il livello di biodiversità all'interno delle nostre aree. Vi ho riportato due foto. La prima foto è stata scattata negli Stati Uniti. È possibile vedere una contagiazione tra lattuga e una pianta che si chiama Alisso, comunemente Alisso, la lobularia, ed è in consociazione. Questo è un campo coltivato, ma in realtà c'è dietro un progetto di ricerca di un'università statunitense e hanno effettuato una consociazione tra una specie coltivata e una specie ornamentale e hanno anche loro trovato un risvolto positivo per quanto riguarda il controllo delle infestazioni sulla lattuga appunto. Invece nell'altra foto vi mostro come sia possibile effettuare un vero e proprio allestimento alquanto armonico e funzionale di un'area verde abbastanza limitata nella sua area, appunto una rotatoria, ma in quello spazio abbastanza limitato è possibile comunque effettuare una messa in opera in modo alquanto ampia e che possa soddisfare diversi aspetti. Soprattutto si prendono in considerazione la possibilità di piantare specie aventi in fioritura abbondante o fioriture scalari, nel senso piante che ci forniscono polline in diversi periodi dell'anno e che in continuità in questi diversi mesi ci forniscono una fonte di sostentamento per gli insetti utili. Che cosa ho realizzato in quell'esperimento di cui prima vi parlava il professore Fanti? Ho effettuato una consociazione tra oleandri e quattro specie vegetali a fiore e successivamente gli oleandri in questo campo sperimentale sono stati infestati artificialmente con una specie di afide, l'Aphis neri, che è l'afide dell'oleandro, è un afide abbastanza specializzato per vivere su questa pianta. Quali sono stati i quesiti che mi sono posto? Innanzitutto valutare se le piocature cerali che stavano all'intorno degli oleandri contribuissero al controllo biologico dell'afide presente sull'oleandro stesso, se le piocature cerali potessero attrarre e ospitare la fauna utile, l'entomofauna utile, quindi altri insetti principalmente, e se all'aumentare della diversità botanica, quindi delle piante, da me aggiunte in consociazione all'oleandro, aumentasse anche la diversità della comunità di insetti utili. Il campo sperimentale era situato in un giardino botanico adiacente alla facoltà di agraria e situato in una zona periurbana della città. Il campo è questo, è una foto aerea, è possibile vedere il campo sperimentale ricoperto da un film di plastica di colore scuro e otto piante d'oleandro lì situate in otto plot sperimentali di forma quadrata. Questa è una foto laterale e gli arbusti, questi hanno 3 anni di età, dopo la prova è iniziato prima, qualche anno prima per l'allestimento dell'impianto e entrando un attimo in merito al discorso oleandro e afide dell'oleandro, vi dirò che l'oleandro è una pianta tossica e lo è potenzialmente in tutte le sue parti, lo è per l'uomo, ci sono casi di giardinieri che bruciano dopo la potatura le fronde dell'oleandro e ne restano intossicati, animali zootecnici che ingeriscono le foglie dell'oleandro qualora queste finiscono all'interno dei foraggi, ma non solo, l'oleandro è tossico anche per il suo polline, per i liquidi del frutticolo, quindi anche la linfa, e lo è quindi tossico anche per alcuni insetti, tranne per l'afide dell'oleandro. L'afide dell'oleandro, l'Aphis neri, è un afide specializzato. Quando acquisisce la linfa da questa pianta, sequestra all'interno del proprio corpo la sostanza tossica, la isola all'interno di comparti. E cosa accade? Che
questo alfide, a differenza di tanti altri, ha la capacità di dare il via delle incrostazioni anche abbastanza massicce su questa specie ornamentale. Le piante consociate all'oleandro sono state quattro specie: la Achillea millefolium, la Lobivaria, conosciuta spesso con il nome di Aristo, la Calendula officinalis e la Gladiopsis grandiflora. La consociazione è avvenuta disponendo queste quattro specie vegetali in delle bande, in delle bordure, ai margini del blocco sedimentale ospitante l'oleandro stesso. E questo l'ho schematizzato per renderlo molto più accessibile, e un oleandro centrale con le quattro bordure, e oltre a questo oleandri di controllo, che vuol dire degli oleandri senza le bordure, per poter provare a valutare effettivamente se questi fiori consociati avessero effettivamente apportato qualcosa di buono al controllo biologico delle infestazioni in corso. Come è stata effettuata la raccolta dei dati? Innanzitutto ho effettuato una valutazione del livello di infestazione degli aphidi sugli oleandri a cadenza settimanale, e per ognuno degli oleandri è stato scelto in modo casuale un numero di apici pari a 27, e dopodiché è stato attribuito un valore da una scala da 0 a 4. 0 se l'apice dell'oleandro non presentava apici, quindi non era infestato; valore 1 se c'era un'infestazione sul germoglio di piccole dimensioni, quindi alcuni apici adulti e un po' di progenie, e se era limitata solo ad un punto, solo ad una foglia; classe 2 se l'infestazione era in atto alla parte centrale dell'apice ma non interessava le foglie di contorno; un'infestazione di classe 3 se quasi